All'interno delle celebrazioni della Giornata della Memoria, che ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, quest'anno a Pordenone vengono aggiunte 5 pietre d'inciampo. Queste vengono poste in corrispondenza delle abitazioni di coloro che furono deportati in diversi campi di concentramento e poi assassinati tra il 1944 e il 1945. Con queste salgono a 41 le pietre collocate fino ad oggi in città e nei comuni limitrofi. Ricordiamo oggi queste persone vittime della Shoah. Il loro ricordo è ancora più forte se pensiamo ai loro cognomi. Sono cognomi tipici della nostra comunità, Busetto, Bomben, Cancian, e quindi il ricordo e il sentimento è ancora più forte. Oggi credo che non possano più tornare gli orrori del Novecento, una Shoah, un'altra Shoah, credo che non possa più tornare. Ciò ovviamente non ci esime da ricordare queste persone per un doveroso senso di giustizia, di memoria e di umanità. Il progetto fa parte delle celebrazioni del Giorno della Memoria, di cui il Comune di Pordenone è promotore. A seguire il progetto per la nostra città sono da 6 anni gli studenti del liceo Lopardi Maiorana, che assieme ai loro insegnanti conducono delle ricerche presso l'archivio storico e l'anagrafe comunali, ricostruendo le vicende storiche ed umane dei deportati. I ragazzi sono i primi promotori di questo progetto. Questo progetto, ormai il liceo è al 6° anno di coinvolgimento, possiamo dire che è un unicum in quanto è l'unico caso in cui la scuola è promotrice e fa la proposta di posa delle pietre d'inciampo. I ragazzi sono estremamente coinvolti e pieni di entusiasmo, in quanto dopo l'accettazione della posa di alcune pietre, loro si dedicano allo studio e alla ricerca per la realizzazione di materiali legati e finalizzati alla posa delle pietre. Quindi imparano, infatti è un progetto di PCTO, quindi l'ex alternanza scuola-lavoro, loro imparano un mestiere e questo li entusiasma moltissimo.